a Dir del Teatro de Seine in compagnia di Massimo Zamboni, ciao, protagonista dello spettacolo Il bar sotto il mare. Senti Massimo, come mai hai scelto Stefano Benni, in particolare questo suo lavoro Il bar sotto il mare? Ciao Francesca, Stefano Benni è uno dei miei autori preferiti, per esempio. Io ho tutti i suoi libri, ma proprio tutti, e li ho letti molte volte. Stefano Benni è un autore che mi fa ridere ogni volta che lo leggo. È un autore che scrive in una maniera che mi arriva direttamente dentro. Il bar sotto il mare è uno dei suoi racconti più teatrali, che è stato infatti anche rappresentato molto in Italia. La trovo una storia molto bella, nel senso di come è costruita. Mi dà delle immagini molto emozionanti. Credo che sia una bella cosa da rappresentare in teatro. Non hai preso tutti i racconti, ma ne hai scelto solo qualcuno? No, perché... certo, tutti i racconti non è proponibile, sarebbe stato uno spettacolo di 3 ore e più, ovviamente. Abbiamo scelto alcuni racconti perché comunque danno l'idea della storia. E quali racconti hai selezionato dal libro e come hai proceduto all'adattamento? Noi abbiamo selezionato 7 racconti che comunque abbiamo pubblicato sul sito www.desene.be. I racconti sono stati pubblicati, che possono essere scaricati, sia la traduzione fiamminga che il racconto originale in italiano. Abbiamo un po' stravolto leggermente la costruzione di questo spettacolo per alcune ragioni. Diciamo, la principale è adattare questo spettacolo, che in lingua italiana, anche ad un pubblico che viene a seguirci, che non è completamente di lingua italiana. Lo abbiamo un po' ricostruito, cercando di mantenere comunque fedele un certo il canovaccio di base, il filo che collega tutto il racconto. Per cui credo che alla fine abbiamo trovato una soluzione che è differente da come l'autore all'inizio ha pensato questa storia per essere rappresentata, ma che però mantiene, secondo me, l'essenza di questa storia. La cornice quindi è rispettata? La cornice è rispettata, assolutamente. Il precedente spettacolo 900, che ha avuto molto successo, era qualcosa di completamente diverso, perché era un monologo, quindi tu eri solo sul palco. Adesso ci sono altri personaggi, e ci vuoi spiegare un po' qual è il loro ruolo? Qui non sono solo, Herman farà una parte molto importante, anzi oserei dire il personaggio principale, perché intorno al suo personaggio è costruito tutto lo spettacolo, se vogliamo. E poi avremo anche altre due, comparse che saranno parte del nostro bar, un po' anomalo, perché sta sotto il mare. E qual è il tuo ruolo? Io sono Gino, il barista. Bisogna immaginare questa storia non in modo molto, molto razionale, ecco, bisogna lasciare la fantasia. Questa è una storia di fantasia, questo è un sogno, non si sa. Quindi c'è questo barista che è una specie di, vogliamo dire, uno showman nel suo bar, che è un po' barista ma è intrattenitore, una figura che deve essere allo stesso tempo, che è allo stesso tempo reale ma irreale e anche surreale, perché comunque sia la storia di base, non bisogna dimenticarcela, è la storia sua, cioè è l'ospite che per qualche ragione si trova in questo posto strano, sotto il mare, un bar, e qui incontra appunto sto barista che lo fa entrare, ci sono queste due persone dentro nel bar. Questo barista che, tanto per cominciare, gli parla in italiano. Comunque, cioè, per te è fantastico avere tutta questa libertà.
Sì, beh, cioè... di rivisitare, di sconvolgere. Sì, sì. E poi c'è il pubblico che ti viene a vedere. E poi il pubblico è parte della storia. Cioè, il pubblico è se vogliamo, il pubblico sono avventori del bar. Cioè, io li vedo, io gli parlo. Io racconto ovviamente all'ospite, ma racconto a loro. Cioè, questo barista ha un po' questa mania del racconto, è un po' lo showman nel suo bar, ma la cosa fondamentale è, rimane comunque l'essenza del racconto, cioè l'ospite. Chi è l'ospite? L'ospite è una persona qualunque che sta camminando una sera da qualche parte e per qualche ragione si trova ad entrare in questo posto strano e non capisce dove si trova. E allora subisce tutta una serie di sensazioni, dalla paura, dalla preoccupazione, anche al divertimento, perché partecipa un po' alle storie, viene coinvolto, però alla fine non sa dov'è. E questo è il sogno, o l'incubo, a cui mi riferivo prima. Come fa a uscire da questo posto? Perché a un certo punto lui se ne vuole andare. È stato difficile far parlare in italiano i tuoi, gli altri protagonisti, i tuoi colleghi? No. Come hai fatto? L'italiano è una lingua difficile. No, no, vedrete, vedrete, vedrete quanto è bravo Herman. Lo vedremo. Ha dovuto studiare, naturalmente, ma è molto, molto realistico, diciamo. Ho sentito che le rappresentazioni hanno fatto subito segnare il tutto esaurito. Sì. Quindi grande successo. Sì. Beh, inaspettato. Questa, sì, questa cosa ci ha, ammetto che ci ha preso un po' di sorpresa, ecco. Ovviamente ci riempie di gioia e aumenta l'ansia, diciamo così, di fare bene. Insomma, ringrazio tantissimo, anche a nome di tutti gli altri, questa risposta incredibile del pubblico, che ovviamente sull'onda del successo di 900 che abbiamo rappresentato, quanto è stato, un anno e mezzo fa, il tempo vola, si sono buttati così a capofitto sul prossimo lavoro che noi vogliamo presentare, quasi, come tu mi hai detto un giorno, a scatola chiusa. speriamo di fare qualcosa di bello, ecco. È un bello spettacolo, è molto differente da 900, uno spettacolo molto più teatrale. C'è un po' di tutto in questo spettacolo, tutto quello che il teatro consente. C'è sicuramente improvvisazione, c'è movimento, ci sono dei dialoghi, ci sono delle storie e c'è della musica. C'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti che fanno parte del teatro. Musica fantastica, Luke Ayers anche qua, come per 900, ha composto delle melodie assolutamente originali e abbiamo messo in musica delle poesie di Stefano Benni, che io purtroppo, scusate, canterò per la prima volta a teatro. Raccontaci un poco quali sono state le tue precedenti esperienze teatrali, perché so che hai anche lavorato per compagnie fiamminghe. Beh, dunque, io faccio parte qui a Lear del gruppo teatrale Arlecchino, con il quale mi esibisco in fiammingo di tanto in tanto. Ho partecipato anche a qualche altra produzione al di fuori di Arlecchino, sempre comunque in fiammingo. Precedentemente, prima di venire ad abitare qui in Belgio, in Italia ho avuto alcune esperienze teatrali con un gruppo teatrale di nostra fondazione che si chiamava Sipario, ci tengo a dirlo perché... Un'ultima domanda, so che parli perfettamente il napoletano. Mi hanno detto... ti prego di darcene una prova, così, su due piedi. Amo e odio. Fosse che chiedi, perché o faccio? Non lo saccio, ma lo faccio. E me sento un straccio. Bene, ringraziamo Massimo Zamboni, Herman Boots e tutta la compagnia teatrale The Scene di Dir. Grazie Francesca, grazie a voi e beh, ci vediamo. Ciao!